Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Good morning. Buongiorno. E grazie. Allora, con lei, visto che lei ha una grande esperienza, oltre che politica, anche militare, vorrei capire da lei se ci spiegasse quali sono gli obiettivi strategici che in questo momento ha l'esercito israeliano. In Italia si parla molto dell'intervento che ci sarà a Gaza. Come sarà questo intervento? Qual è l'obiettivo militare, oltre a quello di liberare gli ostaggi? Prego. The military target is to eradicate, to erase any military capability of the Hamas. L'obiettivo è quello di cancellare qualsiasi capacità militare di Hamas, qualsiasi missile, qualsiasi razzo, qualsiasi lanciarazzi, qualsiasi laboratorio. Eliminare tutte le persone che hanno partecipato a questo massacro barbaro di civili israeliani e di chiunque li abbia inviati lì. Senta, lei che conosce molto bene, perché io l'ho ricordato, lei è stato uno dei protagonisti della mitica liberazione degli ostaggi a Entebbe. Muoversi a Gaza, che cosa comporterà per l'esercito israeliano? Come si farà a distinguere i cosiddetti civili dai miliziani dei fondamentalisti islamici di Hamas? Vediamo la cartina di Gaza intanto, eccola qua. Look, the target, the military target. L'obiettivo militare è piuttosto difficile. Noi saremmo stati felici se fosse stato completato soltanto con le forze aeree, ma non è così. Noi dobbiamo dispiegare molte decine di migliaia di soldati nella striscia di Gaza per un periodo di tempo relativamente lungo, per fare in modo che di privare Hamas di tutti i suoi asset e di tutte le sue capacità militari per impedire questo tipo di attentati terroristici. Noi naturalmente saremo molto più felici di evitare tutto questo, perché non vogliamo restare a Gaza per i prossimi 10 o 20 anni. Ecco, quindi non c'è l'idea, spieghiamolo bene alla televisione italiana, non c'è la volontà di occupare Gaza e di rimanere a Gaza, visto che dal 2006 ormai non ci sono più soldati israeliani né tantomeno insediamenti nella striscia. L'obiettivo è rimanere in modo temporaneo. Sì, temporaneo, però potrebbe essere diversi mesi o magari un anno o più, qualora non ci siano altre forze che possano svolgere il loro ruolo. Non possiamo certo chiedere a Hamas di tornare dopo aver investito tutto questo sforzo per eliminarli. Quindi noi vogliamo cancellare non soltanto i propri asset fisici, ma anche la loro intenzione di controllare la striscia di Gaza. Queste cose dovrebbero spettare a un'autorità palestinese o a qualche altra entità, ma certo non ad Hamas. Quale futuro immagina lei per la striscia di Gaza? Hamas non può essere considerato un interlocutore dopo i fatti del 7 ottobre. I cannot kind of predict it on my own. It depends on other players. Non posso parlare personalmente, ma posso raccontare un aneddoto. Nel 2008, 15 anni fa, prima di una delle eruzioni nella striscia di Gaza, io parlai con il presidente egiziano Mubarak, chiedendogli: noi possiamo distruggere Hamas e prenderlo, ma e voi vorreste stabilire una forza multinazionale araba con egiziani, marocchini, Bahrain, e voi lo prendete per sei mesi e poi potreste trasferire il controllo dell'area all'autorità palestinese, che è il proprietario del luogo internazionalmente riconosciuto. Forse non si ricorda, ma secondo l'accordo di Oslo, certo, noi l'abbiamo data la striscia di Gaza all'autorità palestinese.
due anni dopo è stata ripresa con un colpo di Stato violento da Hamas, quindi ridandola nelle loro mani. Mubarak disse: no, 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 Barak, io non posso rimetterci le mani nella striscia di Gaza, perché è roba vostra. Quindi parlai con Abu Mazen, gli chiesi più o meno la stessa proposta, se lui fosse stato disponibile a prendersela. Lui disse: no, mi dispiace, ma non mi posso permettere di ritornare al potere nella striscia di Gaza, sedendomi sulle baionette israeliane. Questa era la situazione 15 anni fa. Oggi c'era l'idea di un accordo trilaterale con gli Stati Uniti, con gli arabi. Adesso la situazione è cambiata probabilmente, e quella idea sicuramente non so se potrebbe essere attuata. Questa è la situazione che riesco a immaginare. Allora io la lascio un attimo con Ferruccio De Bort.